Ciao a tutti, quanti di voi vorrebbero sapere quali sono le tre cose fondamentali da sapere per poter prevedere quando la vostra cavalla partorirà? Bene, io mi chiamo Sandro Barbacini, sono un medico veterinario che per più di 30 anni si è occupato di riproduzione equina e in questo breve video vi dirò quali sono le tre cose semplici a cui dovete fare attenzione per poter capire quando probabilmente la vostra cavalla partorirà. Vabbè, intanto dovete essere consapevoli di qual è stato il giorno in cui è stata fecondata coperta e da lì calcolare gli 11 mesi. Il primo modo in cui la cavalla vi dice che starà partorendo è quello di aumentare le dimensioni delle proprie vene mammarie. Perché? È semplicemente perché per avere una mammella che fa molto latte, la mammella dovrà ricevere molto più sangue. E quindi voi comincerete a vedere un aumento delle vene mammarie dal torace in poi nei 30-35 giorni precedenti alla data del parto. La seconda cosa che vi permette di poter capire che la cavalla si sta avvicinando al momento del parto è notare come i muscoli della groppa si rilassano, la groppa diventa molto più larga e la coda è molto più in evidenza, come potete vedere dalla foto che abbiamo allegato qua. Quando succede questa cosa? Solitamente questa cosa succede 7-10 giorni prima del parto, per cui dal momento in cui verificate un allargamento e un rilassamento dei muscoli della groppa, sapete che probabilmente la vostra cavalla partorirà fra 7-10 giorni. L'altra cosa, che è quella più evidente di tutte, è quando le cavalle fanno nella punta del capezzolo accumulano una specie di pallina di polistirolo. Che cos'è questa cosa? Praticamente nel capezzolo ci sono dei dotti da cui passerà il latte. È ovvio che questo capezzolo può essere una porta d'entrata per microbi nella mammella. Quindi le cavalle solitamente cosa fanno? Si coricano nel più o meno sporco e quindi durante la gravidanza questi dotti vengono chiusi da una cera. Mano a mano che la mammella si riempie di latte, il latte per gravità spinge questa cera fuori dal capezzolo e potete vedere a volte delle palline simili al polistirolo nella punta del capezzolo. Bene, quando vedete questa cosa, voi sapete che la vostra cavalla presumibilmente partorirà nel giro delle 24-48 ore. Ci sono sempre tutti questi segni, non è detto. A volte ci sono tutti e tre, a volte è evidente solo uno, a volte non ne vedete neanche uno, soprattutto nelle cavalle primipare. Però se ci sono, vi danno un riferimento molto ben preciso di quando la cavalla partorirà o se si sta avvicinando al parto. Grazie.